Siamo di nuovo qui a capire bene la dimensione internazionale di questa fiera, che poi in realtà questa è la fiera internazionale del bovino da latte. Abbiamo avuto ospite gentile, però volevamo sentire dalla voce di una specialista dell'ICE, anzi da trade analyst, quindi l'analista diciamo del trade dell'ICE, e nella fattispecie per la Tunisia. La Tunisia è un paese del bacino mediterraneo, quindi è un nostro vicino, è un paese emergente, per noi molto interessante. Ines Bensala conosce quindi molto bene sia la realtà italiana, perché comunque è dell'ICE, ma anche la realtà tunisina. La ringraziamo appunto della sua Grazie a presenza, a voi. Sì, noi fa molto piacere. Gli vorrei rivolgere tre brevi domande. Innanzitutto, qual è? La Tunisia è vicina a noi, non molti di noi la conoscono. Qual è la situazione dell'agroalimentare in Tunisia in questo momento? buongiorno a tutti. La filiera dell'agroalimentare in Tunisia rappresenta uno dei settori industriali, motori dell'economia tunisina, perché in effetti esso occupa un posto molto rilevante nell'economia tunisina, essendo il terzo settore manufatturiero per posti di lavoro. E la Tunisia è anche produttore e esportatore al primo posto per due maggiori prodotti della filiera agroalimentare, che sono l'olio d'oliva e i datteri. Per quanto riguarda anche il settore dell'agricoltura, l'agricoltura biologica, la Tunisia sta fortemente investendo sulle sue competenze. E la cosa importante è che comunque con l'Italia ha uno scambio molto interessante, perché l'Italia resta il partner più importante per quanto riguarda la fornitura di macchine industriali per tutta la filiera agroalimentare. Ok, perfetto, quindi è un partner già esistente, ma dove si può avere un ulteriore sviluppo. Però le devo fare una domanda a questo punto, che è una domanda credo che i nostri ascoltatori, o meglio i nostri lettori, si aspettano. Quando una delegazione di un paese come la Tunisia viene a visitare una fiera internazionale, la nostra fiera, questo è il tempio del nostro lattiero casearia, cosa si aspetterebbe di trovare? Cioè, cosa potrebbe interessare alla Tunisia, sia da importare, ma anche eventualmente, se è uno scambio bilaterale, anche da esportare verso di noi? Cioè, cosa potrebbe rendere maggiormente attraente il settore lattiero caseario agroalimentare in Italia alla Tunisia? Lei che è un'esperta di questo. Allora, quello che posso dire è che noi come ICE Tunisi abbiamo accompagnato qui una delegazione di tunisini, di Baysend operatori, nello specifico un responsabile del Ministero dell'Agricoltura, un responsabile della qualità della maggior azienda produttrice di caseario in Tunisia, che si chiama Delis. Poi abbiamo anche il presidente dell'Associazione degli allevatori tunisini, che collabora molto con l'Italia, perché già è la terza edizione del bovino da latte che fa come operatore tunisino, ed è lui che ci consiglia poi gli operatori, perché abbiamo portato qui tre centri di raccolta latte molto importanti in Tunisia. Cosa si aspettano? Loro praticamente stanno estendendo anche le loro centrali. Quello che interessa tanto al tunisino è il savoir-faire della macchina italiana, quindi hanno trovato qui, abbiamo già avuto modo di girare tutta la giornata di ieri, hanno trovato le macchine di cui hanno bisogno, con la qualità che è incomparabile, lo sappiamo, del Made in Italy. Bene, Quindi Ines. credo che saranno prossimi veramente ad acquistare delle Bene. macchine italiane, insomma, del Quindi ci sta settore. dando un incoraggiamento per andare avanti, messaggi positivi. Assolutamente sì. Grazie, buon lavoro e Grazie a vi voi, buona aspettiamo ancora. continuazione. Grazie. Grazie.